Buongiorno a tutti dal vostro Davide da Torino, perché sono partito da Pesaro per andare a Torino per motivi personali e ieri girando per Torino mi sono fermato a comprare questa bellissima maglia di Duvan Zapata. Come vedete, questa è una gran maglia. Questo è un gran giocatore. Giocatore che ieri ha fatto 2 gol a Empoli e in una sfida che noi dovevamo andare a giocare con il coltello fra i denti, e invece, come al solito, quando è ora di fare quel piccolo salto di qualità che ci può servire per mantenere vivi i sogni di una possibile qualificazione in una coppa, entriamo mosci, sbagliamo i gol incredibili come possono essere quelli che ha sbagliato ieri Toni Sanabria e usciamo sconfitti. Sconfitti a causa di Sembra di sparare su un'ambulanza con le gomme sgonfie, a causa di un portiere che non è un portiere, a causa di un non lo so come dire. Noi siamo fatti così. Nel momento in cui dobbiamo fare il salto di qualità, ci sciogliamo come la neve al sole. Niente. I sogni sono finiti, sono svaniti. La marea di gente che con entusiasmo era ritornata allo stadio adesso ritornerà nell'oblio, come facciamo noi solitamente. E questo è un dispiacere che fa male qua, per chi ama il Torino, come me, come tantissimi di voi, come la moltitudine di noi. E siamo sempre lì. Adesso incominceremo a parlare di chi va via e di chi resta. E un mio modesto parere, colonna dorsale, buongiorno mantenuto, Ricci centrocampo, Bellanova laterale, anche se ieri Bellanova ha fatto un errore madornale, mi dispiace per lui, ma 2 minuti prima è riuscito a fare un bellissimo cross per l'ennesimo cross per la testa di Zapata e davanti Duvan. Questa è la colonna dorsale. Cambiare il portiere, prendere un altro esterno valido, un centrocampista incontrista e poi se vogliamo tenere Vlasic, ma un Vlasic che deve giocare un pochettino meglio rispetto alle potenzialità che ha. E poi cambiare Toni Sanabria, mi dispiace che non riesce a trovare la porta, ieri allucinante. Zapata tocca 2 palloni, fa 2 gol. Toni Sanabria ne tocca 50 e ne fa 2. La differenza è tutta lì. Mi dispiace per Toni che non è una prima punta, è una seconda punta e può fare da raccordo nel centrocampo con le punte, ma abbiamo bisogno di giocatori diversi. Siamo nelle mani di Cairo, bella roba, siamo nelle mani del DS Bagnati, anche se si parla già di un addio di Bagnati verso la Sampdoria. Se va via sono contento, Juric non credo che rimanga, mi spiace da una parte, dall'altra forse c'è bisogno di aria fresca, non lo so, adesso vediamo un attimino, sono molto sconfortato. Molti di voi mi hanno scritto in privato che sono demoralizzati e purtroppo noi del Toro siamo così. Quando possiamo vivere i momenti belli e spensierati con il sorriso, arriva sempre qualcosa che ci riabbassa. Settimana prossima c'è il derby, speriamo almeno di una soddisfazione all'interno del derby. Un abbraccio a tutti dal vostro Davide, dalla pancia del tifoso, dagli amici dei Senza Giacca e Forza Toro, sempre e comunque contro.